Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi dei filtri ND. A cosa servono e in che condizioni ci possono portare un vantaggio alle nostre foto. Come vedete qui tra le mie mani sul tavolo ho già qualche esempio di filtro ND, perché ci sono di varie intensità e varie tipologie. Ma andiamo un attimo a vedere quali sono le situazioni in cui ci tornano utili e qual è il loro effetto sulle nostre foto. Un filtro ND, ciò che va a fare alla nostra foto è andare a ridurre di intensità la luce che entra attraverso l'obiettivo e il nostro sensore. E quindi in che situazione ad esempio potrebbe portarci un vantaggio rispetto che a semplicemente andare a fare delle regolazioni con la nostra macchina fotografica? Perché uno potrebbe dire: Walter, vabbè, se c'è tanta luce vado a chiudere il diaframma, oppure vado a utilizzare un tempo di scatto più veloce, oppure vado ad abbassare gli ISO. Però ad esempio ci sono delle condizioni in cui non possiamo, comunque non vogliamo andare a chiudere il diaframma perché vogliamo una profondità di campo ridotta, perché magari stiamo facendo dei ritratti, oppure vogliamo andare a utilizzare dei tempi molto lunghi, come ad esempio per creare l'effetto seta dell'acqua, di un ruscello, di una cascata. Quindi non potremmo ottenere le foto che vogliamo in determinate situazioni dove c'è parecchia luce, dove c'è un sole magari parecchio alto, come ad esempio a mezzogiorno. Quindi ad esempio durante la mattinata o comunque durante il pomeriggio. Mi viene in mente se siamo durante un viaggio e siamo in una determinata situazione, non possiamo aspettare magari di tornare all'orario giusto, che può essere il tramonto o comunque la blue hour, perché stiamo facendo un tour e non possiamo perderci lo scatto. Quindi in queste situazioni la soluzione sono i filtri ND. Ci sono varie tipologie e la distinzione principale è la differenza di intensità dell'effetto, cioè di quanto ci va a ridurre la luce. Lo possiamo vedere da un numero indicato dopo ND. Quindi ad esempio qui tra le mie mani ho un filtro ND 1000. 1000 equivale a 10 stop di luce, quindi significa che ci va a ridurre veramente tanto la luce. Infatti vedendolo dal video sembra che non passi assolutamente luce, perché è nero questo qui in situazioni estreme, mentre invece ad esempio questo qui è un ND 64, quindi filtra molta meno luce e ce ne va a ridurre molta meno. Dipende dalla situazione che volete fotografare voi, se volete utilizzare un tempo molto lungo oppure aprire il diaframma di parecchio. Bisogna fare delle prove. I valori più comuni che possiamo trovare, ragazzi, sono l'ND 8, che è quello diciamo più leggero, che viene utilizzato più comunemente, come ad esempio nei video. Vi faccio un esempio: volete fare dei video di giorno dove c'è parecchio sole e volete mantenere il tempo dello shutter che sia in proporzione ai vostri frame rate, ai vostri fps. Questo non sarebbe possibile in condizioni dove c'è molta luce, dove c'è molto sole, e quindi andiamo a utilizzare ad esempio un ND 8, che ci va a dare un bel vantaggio per poter andare a mantenere questa proporzione. Quindi tra i più comuni abbiamo ND 8, e poi andiamo sempre raddoppiando, quindi ND 8, ND 16, ND 32, ND 64, ND 1000. In situazioni estreme ci sono anche degli ND che arrivano addirittura a ridurre la luce di 16 stop, però tra quelli più comuni andiamo dall'ND 8 fino all'ND 1000. E prossimamente, ragazzi, vi porterò sul canale un video sul campo dove vi farò vedere proprio la resa dei vari filtri con le varie intensità. Quindi questi qui sono due esempi di filtro ND con una gradazione differente. Però quale potrebbe essere lo svantaggio di portarci dietro vari filtri con varie intensità? Quello di dover acquistare tutta una serie di filtri, magari può essere scomodo portarci in giro, oppure attacca, stacca, può farci magari perdere l'attimo. Comunque diciamo solitamente viene utilizzato nel paesaggio, quindi non perdiamo l'attimo, però può essere scomodo il fatto di mettere, togliere. E quindi qui ci vengono in soccorso i filtri ND variabili. Eccolo qui, ragazzi. Questo qui ad esempio è molto bello anche a livello di qualità costruttiva e anche estetica, ci dà una sensazione di qualità. E il vantaggio di questo filtro ND è quello che noi, andando a ruotarlo da questa levetta, andiamo a variare l'intensità dell'effetto, che ovviamente è indicato sul filtro, sia sulla scatola e sia anche sul filtro. Troviamo scritto ND 3000, quindi andiamo sia da 3, che è un effetto leggerissimo, fino a 1000. Ma ora voglio mostrarvi un altro filtro che va al livello successivo, ragazzi, to the next level, e cioè un filtro ND variabile graduato. Eccolo qua. Ad esempio state fotografando un paesaggio del mare e magari volete andare a scurire solo una parte della vostra composizione, quindi ad esempio solo il cielo, solo il mare. Allora in questo caso, grazie a questo filtro, noi abbiamo una parte di immagine che sarà già scurita. In più, andandola a ruotare, possiamo andare a regolare l'intensità del filtro ND che si applicherà su tutta la lente, quindi su tutto il filtro. Questo qui appunto ci permette di avere ancora più margine di manovra se vogliamo fare degli scatti dove andiamo a scurire maggiormente un'area specifica della nostra foto. Per intendersi meglio, ragazzi, guardate questo filtro all'astra. Questo qui è un filtro ND graduato e infatti vedete che c'è questa sfumatura
sfumatura di intensità. Quindi avremo un'area dell'immagine che rimarrà con l'esposizione direttamente della macchina, mentre invece quest'area superiore verrà ridotta di vari stop la luce. Quindi questo lo troviamo in questo filtro, e in più possiamo anche andare a regolare l'intensità su tutto il filtro. Oltre a questo, quindi, oltre ad essere graduato, è anche variabile, quindi possiamo anche variare l'intensità dell'effetto del filtro ND su tutto il filtro, su questo qua. Quindi questo filtro è la scelta migliore per i fotografi che hanno maggiori esigenze e vogliono avere il maggior controllo sulla resa di un filtro ND. Una cosa, ragazzi, che vi consiglio sempre di tenere a mente quando acquistate qualsiasi tipo di filtro è il diametro del vostro obiettivo. Verificate sempre sulla vostra lente qual è il diametro. Lo trovate ad esempio sul copriobiettivo, trovate un numero che indica il diametro del vostro obiettivo, perché dovrete acquistare il filtro del diametro equivalente. Oppure, se avete più lenti, allora il consiglio che vi do è di prendere un filtro del diametro superiore, quindi della lente più grande che avete, e poi tramite degli anelli adattatori potrete andare ad applicare anche un filtro più grande su un obiettivo più piccolo. Però non potete fare viceversa, quindi mi raccomando, prendete il filtro più grande. L'unico limite può essere se volete utilizzare il paraluce, allora in tal caso sarà un problema andare a mettere il filtro con l'adattatore, e quindi dovrete acquistare più filtri in base al diametro dell'obiettivo. Comunque vi lascio in descrizione tutti i link, ragazzi, di questi filtri che abbiamo visto nel video di oggi, e ci si vede i prossimi giorni con un nuovo video.